insieme anche oggi. Chi ci segue sa che da qualche puntata stiamo presentando storie di persone che ad un certo punto della propria esistenza decidono di cambiare vita. Generalmente lo fanno in età matura, attorno ai 40 anni, ma c'è anche chi ha scelto di farlo da giovane. E quindi con piacere, ma anche devo dire con una certa emozione, che salutiamo Gabriele Pasetti, che è in collegamento da Ghent, in Belgio, perché Gabriele è stato stagista qua in redazione da noi, poi per alcuni anni responsabile della comunicazione di Ambi Veneto, l'associazione dei consorzi di bonifica, e proprio lì si è avvicinato al mondo del video e ho avuto l'onore e il piacere di essere uno dei primi cui ha comunicato la scelta della sua vita. E un giorno mi ha detto, sai Fabrizio, scopro che quando sono davanti allo schermo e lavoro con i video mi sento realizzato, decido di cambiare vita. Segue dei corsi, se non vado errato, ad H-Farm, dopodiché si lancia nel mercato dell'animazione. Qualche mese fa è uscito sugli schermi un film, Trash alla ricerca della piramide perduta, e con straordinario piacere e con sorpresa, fra i crediti si legge anche il nome di Gabriele Pasetti, diventato quindi animatore di cartoni animati a tutti gli effetti. Fra l'altro, forse durante la transizione vediamo anche qualche immagine di quella produzione. Allora, innanzitutto buongiorno e poi la prima domanda è d'obbligo. Soddisfatto della scelta? Buongiorno a tutti, il piacere è tutto mio, soprattutto essere intervistato da una persona che ho conosciuto sia professionalmente che anche al di fuori del lavoro. Come scelta sono assolutamente soddisfatto, sicuramente è stata una scoperta fulgurante. Ho deciso a un certo punto della mia vita di seguire quello che mi diceva il cuore a testa bassa ed eccomi qui, insomma, da Bruxelles, poi passando per una parentesi napoletana per la realizzazione del film, sì, per poi tornare di nuovo in Belgio a Ghent, che io considero un po' la Padova del Belgio per il suo carattere universitario. Ma come mai il Belgio? Se uno pensa ai cartoni animati, pensa ovviamente agli Stati Uniti in primis, e poi devo dire anche l'Italia, insomma, qualche carta sul tappeto del cartone animato l'ha messo. Beh, in realtà il Belgio ha una grande tradizione in termini di cartoni animati e fumetti. Se pensiamo, appunto, abbiamo proprio qui dietro di me un quadro di Ben 10, oppure i Puffi, cioè, quindi è vero. Sono comunque due pietre miliari dell'animazione, del fumetto, quindi direi che il Belgio di tradizione ne ha, seppur è uno stato molto, molto piccolo, se pensiamo che fa anche 11 milioni di abitanti, che è l'equivalente della Lombardia. E qui hanno da sempre investito in questo campo, ed è per questo che, diciamo, c'è anche una discreta offerta. Ecco, com'è la considerazione che il Belgio ha del settore del cartone animato? Beh, la considerazione è sicuramente ottima, tanto che gli stessi governi e gli stessi comuni e province investono moltissimi soldi. Pensiamo che proprio nella realizzazione non solo di cartoni animati, ma anche di produzioni cinematografiche, ci sono proprio dei fondi dedicati e per aiutare i giovani imprenditori, per aiutare chi crede in questo tipo di progetti, e quindi poi anche per specializzarti puoi richiedere sempre dei fondi particolari, quindi diciamo che è molto sentito. Prima dicevi che a un certo punto della tua vita hai deciso di seguire il cuore. Cosa vuol dire ogni giorno occuparsi di cartoni animati? Ovviamente l'immagine fa pensare alla fantasia, al rimanere bambini. È un'immagine vera o è anche in questo, insomma, un po' cartone animato? Beh, allora, il mondo dell'animazione è un mondo vasto, perché non esiste solo il 3D, ma esiste anche il 2D, quello, per intenderci, disegnato a mano. Esiste lo stop motion, che quello realizzato con le statuine di plastilina, non so se ricordate un po' Wallace e Gromit, il movimento Shaun the Sheep, che adesso i bambini guardano molto.
Quello è un lavoro anche molto più faticoso perché servono anche delle grandi abilità manuali, magari personali, poi nel muoverli passo passo, scattare la fotografia, che sarebbe un po' il fotogramma che poi noi vediamo sullo schermo. Ma per quello che mi occupo io mi occupo di 3D, a seguito appunto di un master che ho fatto a Big Rock, che è proprio accanto a H5. Cosa significa? 3D rientra in quel, cioè, l'animazione 3D rientra in quel grande campo che è la computer grafica, che parte appunto dal disegno per arrivare alla modellazione texture, che significano i materiali che poi vengono applicati sopra il modello 3D, per fare in modo che sia più realistico. In questo caso pensiamo al materiale del cartone, al materiale della bottiglia o la pelle umana. Per poi passare a un layout, e quindi alla definizione dello staging, della posizione dei personaggi in scena, e poi l'animazione, poi ci sono il lighting, quindi tutte le luci, i compositing, cioè tutta una serie di dipartimenti che aiutano a realizzare quello che poi vediamo realmente in televisione o al cinema. L'animazione 3D cosa significa? Significa occuparsi di uno di questi, macro sistemi all'interno della produzione, e fondamentalmente significa vivere a 24 frame al secondo, in cui però tu devi animare ogni singolo frame, vai proprio a gestire secondo una serie di principi che sono quelli che poi sono stati definiti gli storici principi dell'animazione, che sono i 12 principi dell'animazione. Si arriva a dare una credibilità ai personaggi, significa dare vita a un personaggio, in modo che la persona che sta fruendo del contenuto multimediale che ha di fronte, riesca a percepire la vita all'interno del personaggio. E questo lo si fa rispettando determinate regole, lo si fa studiando recitazione, anatomia, lo si fa guardandosi allo specchio talvolta, perché bisogna anche vedersi per capire meglio la dinamica, la meccanica del corpo, per capire come si muove, come sono connessi i muscoli, le ossa. Come puoi rappresentare meglio un'emozione? Questo rappresenta solo una piccola parte, perché poi devi avere anche delle basi di videomaking, devi avere anche una base di, diciamo, secondo me, anche devi essere una persona molto curiosa e abile ad esplorare attraverso il disegno, attraverso le reference, attraverso la situazione, diversi modi di raccontare una storia. Ma in un lavoro così articolato e complicato, si riesce a mettere il cuore? O il futuro tuo lo vedi potendo nel passare alla matita, insomma, che riesce forse a essere più espressiva? Beh, no, in realtà il modello 3D magari può avere anche dei limiti in termini di espressività, ma diciamo che è una cosa abbastanza superata al giorno d'oggi, grazie anche dei codici di programmazione o grazie ad un rig che sarebbe praticamente è ciò di cui si occupano i rigger. I rigger mettono le ossa e dei muscoli all'interno del personaggio 3D, a cui però poi attaccano dei controlli, che sono quelli che poi noi animatori andiamo a muovere per far sì che per creare delle pose dinamiche ed attività personali. Quindi con più controlli noi riusciamo ad aggiungere anche quello che è la posa del disegno in 2D, cioè quindi ormai sì, sono due cose diverse visivamente, le si può notare e vedere immediatamente, però il 3D, sì, ormai in termini di espressività sicuramente raggiunge dei picchi alti quanto il 2D.
questo non c'è dubbio. Per capire la dimensione dell'impresa, in un film come Trash, quanti animatori hanno lavorato? Più o meno. In un film, noi a Napoli eravamo in quattro, però eravamo solo uno degli studi che ha lavorato, perché lo studio principale era a Roma, ma in un film, adesso non parlo solo per cash, ma in un film si può lavorare a livello di animazione anche a 200-300, cioè, quindi basta vedere i titoli di coda di grandi film Disney o Pixar e ci rendiamo subito conto di quanta manovalanza serve per realizzare un film così. Ma è un Anche lavoro. perché forse questo aiuta a capire, ti aggiungo un dettaglio, che forse aiuta a capire meglio. Calcola che per una serie TV ogni animatore realizza in media dai 4 agli 8 secondi, in media, al giorno. 4-8 secondi al giorno. Per un film, facciamo riferimento a Illumination, per dire che è la più grande in Europa, che è la compagnia che è a Parigi, che realizza i Minions, che ormai i ragazzi sono pazzi, loro lì realizzano mezzo secondo finito al giorno. Mezzo secondo. Quindi a persona, a giro. Questa era per darti un po' la dimensione e anche per capire perché così tante persone. Ecco, devo andare in conclusione, però ancora una domanda. È un lavoro di collaborazione oppure ciascuno fa il proprio e poi c'è qualcun altro che assembla? No, allora, assolutamente la cooperazione serve perché stando sempre sulla stessa animazione, sullo stesso movimento, si tende a perdere l'attenzione. E ci tende magari verso qualche dettaglio, quindi chiedere aiuto o una review da parte di altri colleghi aiuta, poi ovviamente siamo strutturati, c'è un regista, un supervisore, un lead, che sarebbe un po' il capo squadra, e poi i vari livelli di animazione, senior, colui che lavora da 5-10 anni, eccetera, e poi mid, che sono 2-3 anni, un po' come me, e poi junior o gli entry level, che sono quelli che hanno appena iniziato. E tutti insieme contribuiscono a realizzare quello che è, collaborando tra loro, ovviamente, contribuiscono a realizzare quello che è il prodotto finito. Grazie, grazie a Gabriele Pasetti, con tanto tanto piacere Grazie a voi. di esserci ritrovati in attesa che nascano i Pasetti Studios, insomma sono là all'orizzonte, naturalmente una buona vita e un buon lavoro. Grazie a Gabriele Pasetti da Ghent in Belgio, lui però veneziano. Buona giornata, ci si vede.